E prima di dare la parola diciamo, a coloro che oggi interverranno, permettetemi di ringraziare il direttore dell'UNAR che è presente oggi con noi, per aver trovato del tempo a disposizione. Oggi parliamo di una tematica senz'altro molto molto importante, quella della discriminazione. Sappiamo che la discriminazione è un fatto sociale, un comportamento, un linguaggio e un agire che non appartengono solo al passato, ma possiamo vedere che appartengono anche al quotidiano. E chiunque si occupa di questo tema può raccontare di politiche, di comportamenti e di linguaggi discriminatori accaduti nella storia dell'umanità. Pensiamo a quella italiana, ma non solo, ma presenti anche oggi. E non a caso oggi proprio tratteremo di questi tre temi: della discriminazione di tipo sociale, della discriminazione legislativa, giuridica, e sicuramente anche qui è molto importante, ed è questo un po' il modo in cui abbiamo pensato di lavorare oggi, far parlare un relatore e seguire subito dopo alcune vostre testimonianze. Per noi è fondamentale avervi qui oggi in questa giornata di formazione. E quindi vi chiederò a fine di ogni intervento a tutti voi di partecipare, di essere parte attiva, di darci la vostra, di raccontarci la vostra esperienza. Per non perdere altro tempo, presento subito il primo relatore. Giochi in casa. Parlo di Marco Mizzolo, presidente di Tempi Moderni, sociologo RISPES, docente all'Università della Sapienza presso il Dipartimento di Scienze Politiche. Marco si occupa di questa tematica, della tematica dello sfruttamento e delle discriminazioni da oltre 10 anni, anzi diciamo quasi 20. Quindi Marco, ti chiederei di fare il tuo intervento di una decina, 15 minuti di tempo, parlandoci del tuo lavoro, di quello che tu hai vissuto, soprattutto perché noi parliamo dell'Agropontino. Oggi in maniera particolare per noi, entrando questo in un progetto GetUp che è articolato sull'Agropontino, è importante avere un tuo sguardo focalizzato su quest'area. Grazie. Grazie a te Pina, buonasera a tutte e a tutti. È, come dire, davvero al di là e oltre ogni retorica, un piacere portare il mio contributo, che per me è anche una sfida, perché parliamo di un concetto molto complesso, molto grande, e devo sintetizzarlo in pochi minuti. Quindi perdonate anche diverse semplificazioni, ma cercherò di essere il più possibile chiaro e, appunto, come Pina ha già detto, provare anche a stimolare una discussione. Io direi e partirei con il primo concetto fondamentale. Le discriminazioni ci riguardano. Le discriminazioni non sono una cosa che appartiene al passato, non è un fenomeno sociale, normativo, culturale che vede protagonisti solo gli altri. Ma siamo tutti quanti noi ogni giorno dentro una società, una legislazione, comportamenti, linguaggi che comprendono ed esprimono forme varie di discriminazione. Ora, senza fare il docente, ma sappiamo bene che le discriminazioni possono essere di natura sessuale, di natura razziale o razzista, possono anche rispetto anche lavorativa. Le attività di alcuni che si considerano dominatori di altre persone, quindi capaci di dominare altre persone in ragione del fatto che le altre persone lavorano dentro le loro imprese in una condizione di subordinazione. È un fenomeno che riguarda il nostro vivere quotidiano, non solo perché noi possiamo essere vittime di discriminazione, ma a volte possiamo mettere in campo comportamenti discriminatori, mediante anche semplicemente dei linguaggi, semplicemente tra virgolette, dei linguaggi che producono discriminazione. Ma che cos'è, se ci pensiamo bene, la discriminazione? È una forma di allontanamento dell'altro o dell'altra in ragione di alcune sue caratteristiche dai diritti,
dalle possibilità che devono essere riconosciuti a tutti, così come stabilisce la nostra Costituzione. E a prescindere dal colore della pelle, dal sesso, dalla nazionalità, da qualunque altra forma di distinzione. Veniamo all'Agropontino. Nell'Agropontino, durante la mia esperienza di ricerca sul campo, io ho osservato a un metro da me uomini bianchi, ricchi, potenti, chiamare altri uomini, magari con il turbante in testa o di colore della pelle diversa, o anche donne, con termini dispregiativi, che indicavano una forma di discriminazione violenta, come possiamo definirla, frontale, cioè come dire lanciata frontalmente su quelle persone, che obbligavano questi alla subordinazione. È celebre, per esempio, l'affermazione imposta da alcuni criminali nei confronti di loro dipendenti, per esempio lavoratori e lavoratrici di origine indiana, nell'utilizzo del termine padrone, cioè tu in quanto mio dipendente non mi puoi riconoscere come datore di lavoro, ma come padrone. E come sappiamo bene, lì dove c'è un padrone c'è un servo o una serva, uno schiavo, una schiava. E uno schiavo, una schiava è un uomo o una donna che non vede riconosciuti i propri diritti fondamentali. Badate che un'altra caratteristica della discriminazione è di essere resistente, dura. Non basta una legge per superare la discriminazione. Bisogna mettersi in discussione, bisogna saperle riconoscere, bisogna saperle denunciare, bisogna sapersi, per questo dico ci riguarda, metterci in discussione. Cioè bisogna saper stare accanto, per esempio, a coloro che subiscono una discriminazione, torno a ripetere, di carattere sessuale, di carattere razziale, di carattere culturale, eccetera, eccetera, e iniziare un percorso insieme a quella persona di emancipazione e di liberazione dal vincolo della discriminazione. Guardate, vi faccio un esempio banale. Noi viviamo in una fase molto delicata, che è quella del Covid, lo sappiamo bene. Dobbiamo vivere in una forma di restrizione, no? Non siamo liberi di uscire quando vogliamo e come vogliamo, dobbiamo mettere la mascherina, eccetera. Il Covid recentemente è stato trovato nella sua variante inglese, per esempio, dentro la comunità indiana dell'Agropontino. C'è un grande dibattito a livello sia locale che nazionale. Una testata locale giornalistica importante, in prima pagina, ha scattato una foto e ha messo un titolo, questo qualche giorno fa, con su scritto, badate che come anche il linguaggio possa indurre una discriminazione che poi viene assorbita dalla collettività o da una parte della collettività. Su quel titolo c'era scritto riserva indiana. Ora, questa non ci deve far ridere. Una comunità di uomini e di donne, quando viene definita riserva indiana, cioè un luogo di costrizione, di contenimento, dove devi stare a prescindere, che peraltro ricorda le forme gravi di discriminazione agite, per esempio, negli Stati Uniti nei confronti dei nativi americani, costretti a vivere dentro le riserve, dentro la loro dimensione, separati dal resto del mondo, quel titolo sta ad indicare che c'è ancora nella nostra collettività, nella nostra società, l'idea per cui gli altri, peraltro in questo caso persone ammalate, devono stare in un luogo chiuso che è una riserva, cioè devono essere divise e distinte. Questo capita, badate, piuttosto agevolmente, in maniera piuttosto diffusa. Pensate ancora una volta all'abitare. Decenni fa, i nostri, nel senso i nonni di noi italiani del meridione, che andavano nel nord del paese per lavorare, per esempio in Piemonte, avevano difficoltà ad affittare casa. C'era scritto non affittiamo ai meridionali. Questa stessa cosa avviene anche oggi per molti migranti, dove c'è scritto non affittiamo agli immigrati, perché lo stereotipo e poi la discriminazione porta a dire che chi è diverso da noi, per forza di cose, delinquente o probabilmente un delinquente o un portatore di malattie, cioè ancora una volta l'untore. Io l'ho anche questo osservato più volte. Stiamo conducendo una ricerca
sull'abitare migrante, nella provincia di Latina il 40% circa delle persone proprietari di immobili non vogliono affittare la loro casa agli immigrati. Perché? Perché nascono tutta una serie di pregiudizi che anche questi rafforzano le discriminazioni. Perché non ci piace avere un immigrato accanto a casa, perché non ci piace avere un perché non paga regolarmente l'affitto, tutti i luoghi comuni che rafforzano la discriminazione. E cioè l'idea per cui tra noi e gli altri, per noi è una categoria generale, e gli altri, c'è sempre una distanza che non può essere colmata. Ecco, la discriminazione è esattamente questa distanza, che è distanza fisica, il ghetto, pensate, appunto la riserva indiana, culturale, noi in quanto italiani ci consideriamo culturalmente superiori a voi, economica, siamo più ricchi degli altri e quindi per questo titolari di diritti maggiori, e così con tante altre variabili. Ora c'è anche una domanda, la domanda è che fare, cioè nel momento in cui noi ci rendiamo conto di essere dentro una società che esprime forme varie di discriminazione, come ci collochiamo? Alcuni potrebbero dire, me ne frego semplicemente, siccome io non sono discriminato, continuo a fare la mia vita. Tutti quanti noi nell'arco della nostra vita potremmo essere discriminati, magari anche per ragioni sessuali. C'è un grande dibattito in questi giorni su questo tema. Il punto è che una società che si fonda o che comunque produce di discriminazione è una società che si fonda sulla disuguaglianza, e cioè su anche forme gravi di povertà, di subordinazione. Con il progetto Dokita abbiamo tenuto delle lezioni dentro diverse scuole dove abbiamo affrontato il tema dello sfruttamento del lavoro. Perché lo sfruttamento del lavoro riguarda in particolare gli immigrati? Nelle nostre campagne, nell'attività di bracciantato. Perché esattamente i migranti? Perché non anche in maniera paritaria gli italiani? Perché assume una connotazione specifica, cioè persone che a volte vengono pagati 2 euro l'ora per lavorare anche 14 ore al giorno? Perché i nostri servizi sociali non sono coniugati anche in relazione ai bisogni di questi uomini e di queste donne? Allora, dinanzi a tutto questo fenomeno, ci dobbiamo interrogare e dobbiamo in qualche modo mettere in campo delle risposte. Io credo che la prima risposta sia l'informazione, cioè avere chiaro il quadro e la situazione per sapere come stanno le cose e una volta avuto chiaro il quadro e la situazione prendere posizione, e cioè in qualche modo denunciare le forme gravi o meno gravi di discriminazione che ancora produciamo come società, sia dal punto di vista del linguaggio. Per esempio, io quel titolo pubblicato su quel quotidiano l'ho segnalato ad un'associazione importante che si occupa di stampa, si chiama Carta di Roma, oltre che alla Federazione Nazionale della Stampa, per chi ha prodotto quel titolo deve assumersi una responsabilità pubblica e deve essere richiamato alle sue responsabilità. Uno dei maggiori antidoti alla discriminazione è la nostra responsabilità. Una società formata da uomini e donne responsabili e consapevoli tendono a non produrre e a non legittimare la discriminazione, a combatterla. Ed è chiaro che io o noi, anche come associazioni e tanti altri, ci aspettiamo da parte di quelle associazioni nazionali, Carta di Roma, la Federazione Nazionale della Stampa, un intervento sul direttore di quel giornale, perché chieda scusa e cambi radicalmente il suo linguaggio. Così come chiediamo, per esempio, alle procure della Repubblica di intervenire su quei padroni che pretendono dai loro lavoratori immigrati l'utilizzo esatto di quel termine, perché questa è una forma di discriminazione grave che legittima lo sfruttamento. Questo nelle nostre campagne, ma potrei farvi anche molti altri esempi. Quindi, insieme, come dire, al tema della produzione della discriminazione e quindi di una sorta di separazione tra chi si sente, come dire, cittadino in pieno e chi viene considerato invece cittadino di serie B, ecco, insieme a questo c'è la nostra responsabilità, che però emerge nel momento in cui conosciamo, approfondiamo
E rispetto a questo sappiamo condurre, utilizzando le parole corrette, delle battaglie pubbliche. Sappiamo affrontare la questione sul piano pubblico. George Floyd, ce lo ricordiamo tutti, quel ragazzo uomo americano morto perché un poliziotto gli ha messo un ginocchio sulla gola. Ecco, quella è una forma gravissima di discriminazione compiuta negli Stati Uniti. Nella nostra provincia ci sono stati casi non esattamente uguali, ma comunque che andavano in quella direzione. La risposta a tutto questo deve essere la nostra capacità di mobilitarci, di denunciare, di attivarci sulla base della comprensione perfetta, puntuale di ciò che è accaduto, per fare in modo che tutto questo non si ripresenti. Perché non ci siano uomini che si arrogano il diritto di chiamare, di farsi chiamare droni da altri, ci siano uomini che pretendono dalle donne prestazioni sessuali in quanto loro dipendenti, la discriminazione sessuale che produce violenza, perché ci siano servizi sociali volti a rompere questi legami di dipendenza e ad accogliere e accompagnare uomini e le donne vittime di discriminazione, a difenderle, a tutelarli e a tutelarle, e quindi a costruire in questo senso una società migliore rispetto a quella attuale. Sono stato lungo? No, grazie Marco, sei stato nei tempi, abbiamo iniziato anche un po' tardi, quindi non ti preoccupare. Grazie mille, grazie per le numerose sollecitazioni che ci hai dato e credo che tutti noi condividiamo appieno. Riprendo una frase che hai detto che credo sia molto importante, cioè diventare tutti attori. Ecco, in questo momento chiedo a voi ragazzi, ragazze, di condividere con voi qualche episodio, un racconto che possa in qualche modo rientrare in questo racconto che vi ha fatto Marco, in questa descrizione che ha fatto Marco. Posso fare un esempio io così per rompere il ghiaccio? Anche se vi faccio un esempio, perché dicevo che tutto questo ci riguarda. Cioè può riguardare anche per esempio me che sono un italiano, che ho un certo ruolo, eccetera. Pensate che io sono figlio di una donna profuga, con tanti uomini, tante donne, tante ragazzi che oggi sono arrivati come profughi e poi titolari di un permesso di soggiorno. Io a 18 anni non ho potuto fare il militare come molti miei connazionali perché figlio di una donna profuga con titolare del diritto di asilo ma profuga, non ero considerato all'altezza, cioè così puro e così puramente italiano da poter partecipare al servizio militare. Ecco, quella è una forma grave di discriminazione che, ripeto, si ripete tutti i giorni, che io ho vissuto sulla mia pelle, di cui ho fatto esperienza e che ritrovo quotidianamente nelle mie relazioni, nella mia professione, in comportamenti e linguaggi ripetuti. Questo per dire ancora una volta, ed essere coerenti con l'inizio della mia riflessione, questo tema ci riguarda a prescindere e tutti noi in un qualche modo, in una qualche forma, ne facciamo esperienza. Sì, assolutamente vero. Grazie Marco per aver condiviso anche questa tua, insomma, esperienza personale molto importante. E io ricordo che, ad esempio, in alcuni dei nostri tavoli della settimana scorsa c'è stato un condividere di alcuni ragazzi su alcune esperienze. Pensiamo appunto all'utilizzo del linguaggio, ecco, più volte menzionato. Non c'è nessuno che vuole rompere il ghiaccio. Buonasera a tutti. Ciao, Desmond. Sì. Dici tutto, grazie. No, è niente, intanto sto tornando a casa così. Quello che vorrei dire di quello che Marco l'ha detto, delle maniere in cui le gente dicono le cose.
per esempio, quello che è successo con me l'altro giorno al lavoro, è venuto un cliente. Ti sentiamo? Sì, è venuto un cliente, eravamo lì in cinque tra i colleghi, senza mascherine. Oppure il cliente che era venuto e lui stava senza mascherina. Però mentre che chiacchieriamo, parliamo insieme, poi lui mi dice che perché tu non hai messo la mascherina? Tu vai a mettere la mascherina, non devi stare con noi senza mascherina. Secondo me lui aveva ragione, perché normalmente dovevi indossare la mascherina. Però eravamo in cinque, oppure lui non aveva la mascherina. Oltre che lui aveva ragione, però dipende dalla maniera in cui lui mi aveva detto. Lui non mi doveva dire che tu non devi stare con noi senza la mascherina. E quello che succede è che ci stanno le, diciamo, in maniere per dire le cose, che anche che uno non ha l'intenzione per dire che è discriminazione o diciamo che è una maniera di razzismo, però si può dire le cose in un'altra maniera, anche che sei una razzista, però si può dire in una maniera modificata, che quella persona non si può pensare che è un, diciamo che è un sistema di discriminazione. Desmond, il tuo esempio è lampante, cioè è vero, questo il modo in cui uno racconta, tu hai detto, io so di essere in colpa perché non avevo la mascherina, però non ero il solo, e quindi chiedermi di mettere la mascherina come chiederlo agli altri sarebbe stato giusto. Ottimo esempio. Marco? No, ottimo esempio, ma anche il modo, no? E cioè utilizzare lo stesso linguaggio per tutti, indipendentemente da qualunque supposta distinzione, è fondamentale. Mentre parlavate, mi è venuto in mente un episodio che ho vissuto io molti anni fa, quando andai a prendere il caffè con un ragazzo indiano. Io ho lavorato con loro nelle campagne, insomma, alla fine di questa giornata andai con questo ragazzo, eravamo tutti e due vestiti nello stesso modo, quindi da braccianti, stanchi, io più sudato di lui perché avevo qualche chilo in più di lui, quindi anche più stanco, e andammo al bar a Sabaudia, nelle campagne, chiedemmo due caffè. Badate, a me diedero il caffè nella tazzina e a lui nel bicchiere di plastica. È stato uno schiaffo, non fisico chiaramente, no? È stato uno schiaffo, una discriminazione che denotava anche una forma di razzismo nei confronti di un ragazzo di origine indiana che soltanto in quanto indiano veniva dato diversamente da me, che ero italiano, bianco, e quindi ero riconosciuto appartenente ad una comunità e l'altro invece come appartenente ad un'altra comunità inferiore, e quindi meritava di essere trattato in questo modo. Ecco, questa è una forma, un altro esempio di discriminazione che io ho vissuto e che non ci deve, e che ci deve, come dire, interrogare ed indignare dal mio punto di vista. Grazie ancora. Sì, non ci so... Vai, Desmond. Vorrei dire che quella cosa è successa anche a me, però a me tutte queste cose mi prendo come l'ignoranza. Per esempio, che mentre i colleghi che andiamo al bar, loro danno, diciamo che quando chiediamo caffè insieme, a me mi dà sempre con il bicchiere della plastica. Però io non ho mai manco lamentare o dire niente a loro, perché secondo me è l'ignoranza. Perché se siamo in cinque o in quattro, mi dai agli altri con i bicchieri e poi a me mi dai con la bicchiere plastica. Secondo me, so vedere che è uno che non c'ha l'educazione, secondo me, è quello che penso io. Grazie Desmond per la tua testimonianza. Ciao. C'è bisogno, sì, di... Ciao, ciao Victory. Ok, anche io volevo dire questa, perché allora, è nel nostro comune, quando si fanno le domande, allora, se abbiamo andato noi che siamo stranieri, poi appena arriviamo là, loro hanno detto, ma che fanno questi, guarda loro, che fanno, che cosa fanno qua? Poi l'altra signora ha chiesto,
ma chi è? Quelli lingri, che fanno? Che... E poi allora è venuto da come? Uno è venuto e mi ha chiesto, perché l'altra ragazza non è molto brava per parlare lingua. Poi mi hanno chiesto, ma che fate qua voi? Che fate qua? Poi ho detto, sì, siamo qua per fare le domande. Poi loro mi hanno detto, qua questa domanda non è per voi, è per noi, voi non si potete fare le domande che facciamo noi, perché voi dovete andare nel nostro paese. Questo io poi ho detto alla signora, questa è un resiste, perché questa è la domanda, è una domanda generale, non è, non devi fare una discriminazione per una persona a parte che non è italiana, non si può fare le domande. Poi là abbiamo fatto un po' di casino, e poi comunque alla filamente non li fanno più, e poi siamo andati alla Latina a fare questa sesta domanda. E poi un'altra, io ho visto una a bar, loro hanno messo la, un cartello per hanno cercarsi barista, e poi io sono andata a chiedere un lavoro, e appena arrivato e mi hanno detto sì, 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 veramente noi stiamo cercando un barista, però non ci possiamo, non si può lavorare. Poi io ho detto, perché? Per quale motivo che non posso lavorare? Mi hanno detto sì, è un colore diverso. Come prenda, noi abbiamo una ragazza che ha meno di 25 anni. Io sì, io ho 22 anni, perché ce l'avevo 22 anni. Io ho 22 anni, quindi posso lavorare. Quando ho detto no, non si può, perché cerchiamo un italiano, basta. E per questo io non posso lavorare. Grazie Victory per la tua testimonianza. In questo caso abbiamo visto appunto come esiste la discriminazione nel campo lavorativo e diciamo giuridico, legislativo. Magari su questo Elio, poi, che sarà la prossima persona che parlerà, a cui darò parola, ci può rispondere, dare qualche input. Prima di proseguire e andare avanti con i nostri ospiti, vorrei ringraziare la presenza anche della dottoressa Stefania Zanda, che prima non avevo visto, di One Stop Shop. Buonasera, il resto li conosco, quindi giochiamo in casa, piano piano vi presenterò. Grazie, allora a questo punto do la parola a Elio. Pina, scusami. Sì. C'era Sergio che si era prenotato in chat. Ok, grazie Mattia. Sergio, vai. Scusami. Niente, sarò veloce, così non tagliamo. Ringrazio Marco, lo saluto caramente, saluto Elio, saluto caramente Irina. Voglio giusto dare un'aggiunta al ragionamento che stiamo facendo tutti insieme, perché siamo due realtà un po', due mondi diversi. Marco ha parlato del linguaggio padrone. È chiaro che noi italiani intendiamo benissimo che cosa vuol dire quando la persona dice padrone. L'immigrato non recepisce, diciamo, forse un messaggio da un'angolazione diversa. Questo perché? Perché l'informazione che viene data all'immigrato che lavora ancora non ha recepito la pesantezza dell'espressione padrone. Come vi ho detto già l'altra volta, e come ho detto anche a noi, ho fatto anche a Marco, gli ho segnalato che noi abbiamo fatto scuola d'italiano a Bella Farnia con gli indiani. Lì ci sono delle realtà che noi dobbiamo tenere ben presente. La nuova generazione alla quale noi facevamo l'italiano, diciamo, più avanzato, che già frequentavano le classi, e quindi c'è un'informazione che dagli insegnanti nell'apparato scolastico riesce già a produrre un nuovo tipo di immigrato. L'immigrato invece che Marco ci segnala nei libri, nei suoi racconti, è colui il quale sta lavorando per dare modo ai loro figli di crescere in una realtà completamente nuova, diciamo, per l'immigrato che lavora. Quindi dobbiamo fare attenzione.
nell'analizzare questa situazione sul nostro territorio, perché lo Stato italiano non ha fatto quasi nulla affinché questi immigrati abbiano un percorso, diciamo, sano, chiamiamolo sano, cioè scuola, informazione, formazione del lavoro e via di gruppi. Un gruppo di lavoratori che dobbiamo tentare di trovare la formula di farli crescere. Sergio, scusa. Okay. Grazie. No. Grazie per la tua testimonianza dal punto di vista sempre dell'organizzazione dei servizi che sono in essere nell'Agropontino. Ecco, a questo punto, visto che i tempi sono sempre stretti, scusatemi, cerco di mantenere un po' le fila. E chiedo a Elio Zappone, avvocato e che collabora con l'associazione Progetto Diritti presente nell'Agropontino ma non solo, di parlarci un po' di quelli che sono gli strumenti per la tutela e la difesa della discriminazione e gli strumenti, in maniera ovviamente anche qui, Elio, visto i tempi, ti chiedo un quarto d'ora, 20 minuti e poi chiederò ai ragazzi e alle ragazze una loro testimonianza. Grazie. Grazie a te Pina, ringrazio chi mi ha preceduto, in particolare ringrazio Victory e Desmond che insomma con la loro testimonianza ci fanno capire come il problema delle discriminazioni sia assolutamente un problema molto attuale insomma qui in Italia. Allora io cerco di fare un piccolo passo indietro, cioè prima di individuare quelli che sono appunto gli strumenti, no, che abbiamo nell'ordinamento italiano per combattere le discriminazioni e lo sfruttamento lavorativo, ho pensato di individuare un pochino prima quelli che sono, diciamo, gli elementi dai quali possiamo appunto desumere che ci troviamo di fronte a una situazione di discriminazione o di sfruttamento lavorativo. Questo perché non tutti le persone, ma soprattutto diciamo magari anche gli stranieri hanno sempre contezza, no? Che le situazioni che vivono in realtà sono appunto situazioni di discriminazione o situazioni, diciamo, di sfruttamento lavorativo. E per questo, diciamo, ho preparato un piccolo PowerPoint, vediamo se riesco a condividerlo, così lo facciamo subito, se ci riusciamo, eccolo qua. Allora, così ci provo, condividere lo schermo, sì, ecco qua, condividi, lo vedete? Un attimo, sì, lo vediamo Elio. Ok, allora, quindi ho pensato di partire appunto da quelle che sono le principali forme di discriminazione che sono riconosciute e quindi sono vietate appunto dal diritto dell'Unione Europea e il diritto, diciamo, il diritto nostro nazionale, che sono contenute in maniera abbastanza, diciamo, chiara e precisa dalla direttiva 43 del 2000, che è stata poi recepita in Italia con il decreto legislativo 215 del 2003. La prima forma di discriminazione è appunto la forma, diciamo, la discriminazione diretta, che si ha quando una persona, appunto, a causa della razza, della propria etnia, del proprio orientamento politico o sessuale, è trattata meno favorevolmente di come sia stata trattata o di come sarebbe trattata una persona in una situazione analoga. Ad esempio, è stata dichiarata incostituzionale, in quanto appunto direttamente discriminatoria, la condotta di quei comuni o di quelle regioni che per poter accedere all'erogazione appunto di contributi pubblici avevano richiesto soltanto ai cittadini extracomunitari di presentare un determinato documento, che è appunto una certificazione consolare reddituale, che non veniva chiesto invece ai cittadini italiani, i quali potevano presentare soltanto l'ISEE. Quindi tutti dovevano presentare l'ISEE, ai cittadini extracomunitari era chiesta una cosa in più, e quindi è stata dichiarata appunto incostituzionale proprio perché direttamente discriminatoria. La discriminazione invece può essere anche diretta, cioè quando una persona, appunto, sempre di una determinata razza, appunto, o di una determinata etnia, orientamento politico, condizione personale, a causa di una norma, di un criterio, che è un criterio apparentemente neutro perché si applica a tutti, di fatto però poi si viene a trovare una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, salvo ovviamente che tale criterio o tale disposizione sia appunto giustificata da una finalità legittima. A tale proposito, ad esempio, è stata dichiarata appunto
incostituzionale, in quanto appunto indirettamente discriminatoria, la condotta di quei comuni o di quelle regioni che nella valutazione appunto dei requisiti necessari, diciamo, per l'accesso alle case popolari, avevano introdotto un criterio applicabile a tutti, che era appunto quello della anzianità appunto di residenza, che però di fatto creava appunto una situazione di svantaggio degli stranieri appunto rispetto agli italiani, perché per gli italiani era molto più facile, diciamo, soddisfare appunto tale requisito. La terza forma di discriminazione riconosciuta appunto dal diritto comunitario italiano è il cosiddetto harassment, cioè quel comportamento che viene adottato appunto per motivi di razza, origine etnica, che ha lo scopo, o anche diciamo soltanto l'effetto, quindi c'è un valore diciamo oggettivo appunto della discriminazione, di violare la dignità della persona o creare appunto anche un clima intimidatorio offensivo. Cioè parliamo noi di quella discriminazione che non ha come obiettivo quello di creare diciamo una discriminazione nell'accesso ad un diritto oppure diciamo ad un servizio, bensì semplicemente quella appunto di umiliare, di offendere, di degradare l'essere umano. Da questo punto di vista, ad esempio, è stata dichiarata proprio per questo motivo discriminatoria la condotta tenuta appunto dalla Lega Nord, che nel 2011 aveva affisso in giro per Milano dei manifesti con su scritto Milano Zingaropoli, no? Solo con l'intento appunto di offendere, di umiliare. E infine c'è appunto l'ordine discriminatorio, e questo mi fa pensare a quello che ci diceva prima Victory, no? L'ordine di discriminare quando, ad esempio, non so, il proprietario di un alloggio dà ordine all'agenzia immobiliare di non affittare agli stranieri, oppure il datore di lavoro che in un annuncio diciamo di lavoro scrive appunto che non possono essere assunte persone straniere. Per quanto riguarda invece in maniera diciamo più specifica la normativa nazionale, distinguiamo diciamo tre livelli: livello appunto costituzionale, penale e civile. Dal punto di vista diciamo del diritto costituzionale, la norma principale appunto che in cui è contenuto il principio di non discriminazione, l'articolo 3 comma 1 della Costituzione, ai sensi del quale tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali. Vediamo appunto che la norma parla di cittadini, ma la Corte Costituzionale è intervenuta più volte per chiarire come il principio di uguaglianza si applichi a tutti quanti, ovviamente, e anche agli stranieri. Questo perché? Perché i diritti fondamentali sono diritti della persona, dell'essere umano, non sono diritti che appartengono al cittadino italiano o piuttosto che allo straniero, ma sono all'essere umano. Per cui trattamenti differenziati, diciamo, nel godimento appunto di questi diritti fondamentali sono ammessi solo quando, diciamo, sono giustificati appunto dall'esigenza di tutelare valori che sono altrettanto importanti rispetto a quelli che vengono messi. E il criterio in base al quale appunto si possono introdurre questi trattamenti differenziati è il criterio della ragionevolezza. Da questo punto di vista è molto interessante una recente sentenza della Corte Costituzionale, la 186 del 2020, che è intervenuta appunto una norma particolarmente odiosa che era stata introdotta dal decreto Salvini, e cioè quella per cui i richiedenti asilo non potevano avere accesso appunto all'iscrizione anagrafica. Noi sappiamo tutti quanti che i richiedenti asilo sono assolutamente regolari, hanno un normale permesso di soggiorno. Non si comprendeva qual era il motivo, no, per cui gli stranieri, diciamo, ai richiedenti asilo veniva impedito dal decreto Salvini di ottenere appunto l'iscrizione anagrafica. E da questo punto di vista la sentenza della Corte Costituzionale è stata molto dura nel dichiarare appunto l'incostituzionalità della norma, proprio perché l'ha ritenuta del tutto irragionevole per una serie di motivi. Il primo è perché l'iscrizione anagrafica è appunto strumentale all'erogazione di una serie di diritti fondamentali della persona, quale il diritto alla salute, il diritto all'assistenza sociale, per cui venendo meno appunto l'iscrizione anagrafica veniva meno la tutela appunto di questi diritti inviolabili. Ma anche, dice appunto la Corte, che vi era un'irrazionalità stessa della norma, perché da un lato il decreto Salvini diceva di voler incrementare diciamo la pubblica sicurezza, però poi in realtà
questa norma limitava di fatto la capacità appunto di controllo e di monitoraggio da parte dei comuni e quindi aumentava l'insicurezza. E ultimo, diciamo, non meno importante, perché creava uno stigma sociale, appunto, no? Minando appunto la dignità della persona, creando quindi una marginalizzazione di queste persone. Cioè, sostanzialmente gli si diceva: siete delle persone, sì, che potete stare qui in Italia, siete regolari, però in realtà voi non siete parte della nostra comunità. La vostra è una situazione, diciamo, di precarietà non solo documentale, ma diventa anche una precarietà che possiamo definirla proprio esistenziale, no? Quindi voi non ci siete qui, ma non siete parte di noi. E quindi diciamo questa norma gravissima fortunatamente è stata dichiarata incostituzionale. E ecco, per quanto riguarda invece il livello diciamo del diritto penale, la legge di riferimento è la legge Mancino, la legge 205 del 93, che introduce, diciamo, una tutela preventiva. Nella sua formulazione originaria puniva appunto coloro che avessero in qualsiasi modo diffuso idee fondate sulla superiorità e sull'odio razziale o etnico, o avessero incitato a commettere atti di discriminazione. Fin diciamo dalla sua introduzione, questa norma, diciamo, ha creato una serie di problematiche di compatibilità con il principio costituzionalmente garantito della libera appunto manifestazione del pensiero, tanto che poi si è arrivata a una modifica del 2006 in cui, diciamo, il termine appunto diffonde idee sulla superiorità è stato sostituito con il termine propaganda. Non è una modifica, diciamo, di poco conto, perché di fatto ad oggi per la punibilità non è più sufficiente, no, che una semplice manifestazione di un pensiero razzista o discriminatorio, ma è necessario dimostrare appunto che questa manifestazione sia poi idonea a raccogliere appunto consensi, diciamo, intorno al pensiero manifestato. Ciò non ha impedito comunque di condannare il sindaco di Verona nel 2009 appunto per questo reato, per aver affisso dei manifesti in giro appunto per Verona in cui c'era scritto ad esempio "no ai campi nomadi, firma anche tu per mandare via gli zingari", no? Quindi fortunatamente, diciamo, è stato poi condannato dalla Cassazione. Per quanto riguarda invece la tutela civile, la norma di riferimento è l'articolo 43 del testo unico immigrazione, che prevede appunto una tutela generalizzata verso tutti i comportamenti discriminatori in qualunque ambito della vita sociale essi si realizzino, quindi sia a scuola, al lavoro, nelle realtà associative, in qualunque luogo, anche se compiuto ovviamente nei confronti dei cittadini italiani. Prima ce lo diceva Marco, no? Le discriminazioni non sono soltanto quelle nei confronti degli stranieri, ma anche quelle nei confronti di cittadini italiani che magari hanno determinate caratteristiche o perché appartengono a determinati gruppi sociali più ristretti, no? E la cosa interessante è che il nostro ordinamento, quindi, con questo articolo recepisce un concetto che possiamo definire oggettivo di discriminazione, cioè si ritiene discriminazione ogni comportamento che abbia o lo scopo, ma anche soltanto l'effetto di produrre una discriminazione. Questo è importante perché il successivo articolo 44, che parla appunto dell'azione civile antidiscriminatoria, cioè lo strumento legale che noi abbiamo, no? Per interrompere una discriminazione e ottenere anche un risarcimento del danno di fronte a una discriminazione subita, anch'essa appunto prevede una rilevanza oggettiva della discriminazione. Cioè noi non dobbiamo, il soggetto discriminato non deve provare che vi fosse uno scopo discriminatorio da parte di colui che ha posto in essere appunto il comportamento discriminatorio. Da questo punto di vista io ho seguito un caso recentemente, secondo me interessante, di un ragazzo della Guinea che un richiedente asilo al quale era stato dato un codice fiscale numerico invece di un codice fiscale alfanumerico. Purtroppo diversi cittadini richiedenti asilo hanno avuto, diciamo, assegnato un codice fiscale numerico, non si capisce bene qual è il motivo, però di fatto lui non riusciva ad aprire un conto corrente presso nessun istituto di credito. Così si è rivolto al nostro studio, insomma, e l'abbiamo seguito. Siamo andati in Poste Italiane, abbiamo palesato, diciamo, la situazione. Poste Italiane ci ha detto che da parte loro non vi era nessun atteggiamento, diciamo, ovviamente discriminatorio, però di fatto i loro software non consentivano di poter aprire un conto corrente ai cittadini stranieri con un codice fiscale numerico. E allora abbiamo appunto posto in essere un'azione civile antidiscriminatoria
tanto che quindi il Tribunale Ordinario di Roma ha condannato quindi poi alla fine Poste Italiane a risarcire il danno di 3.000 euro, quindi insomma, ha dato un valore forfettario, diciamo, al danno, quindi di 3.000 euro al cittadino straniero, e ha ovviamente, diciamo, condannato anche la Poste Italiane a aprire il conto corrente nei confronti dello straniero ed interrompere anche il comportamento discriminatorio nei confronti non solo del ragazzo, ma di tutti coloro che si fossero trovati nella stessa situazione del ragazzo, quindi con il codice fiscale numerico. Quindi questo perché è importante? Ci fa capire che anche se non c'è una volontà discriminatoria, no, da parte del soggetto, insomma, in questione, però di fatto se ciò che si produce è una discriminazione, il nostro ordinamento tutela il soggetto, appunto, che ha subito la discriminazione. Appartiene alla giurisdizione ordinaria, questo è importante per dire cosa? Perché il tribunale ordinario è appunto il tribunale dei diritti, questo significa appunto che il diritto alla non discriminazione è un diritto che viene riconosciuto come un diritto fondamentale, appunto, della persona. Per quanto riguarda invece il tema dello sfruttamento lavorativo, la norma di riferimento è l'articolo 603 bis, no? Che parla appunto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento lavorativo, quindi caporalato e sfruttamento lavorativo. La norma è stata introdotta, diciamo, nella sua prima formulazione nel 2011, andando a colmare un vuoto normativo abbastanza, diciamo, scandaloso, visto e considerato che comunque in Italia questa problematica era presente già da diversi anni. Tuttavia, diciamo, la norma inizialmente presentava una serie di limiti che poi, diciamo, in parte sono stati comunque superati da una modifica di cui parlerò tra poco. E quali erano i limiti principali? Intanto che il datore di lavoro non poteva essere punito direttamente, cioè la punibilità era possibile soltanto in concorso con l'attività, appunto, del caporale. Quindi se vi era appunto un caporale, allora poteva essere punito anche il datore di lavoro sfruttatore. Il caporale a sua volta poteva essere punito solo se vi era appunto un'attività di intermediazione che era realizzata appunto con violenza, con minaccia o con intimidazione e nel contesto appunto di una struttura organizzata. Questo chiaramente, queste due condizioni determinavano tutta una serie di problematiche dal punto di vista probatorio, quindi era molto difficile riuscire a provare in tribunale, no, l'esistenza, la sussistenza, diciamo, di, appunto, di questo reato. E anche, diciamo, la mancata previsione di una forma di confisca dei profitti era comunque un elemento, diciamo, negativo, perché sappiamo appunto che molto spesso per i datori di lavoro che mirano appunto ai massimi profitti proprio attraverso lo sfruttamento, come dire, la confisca del profitto ha proprio un'efficacia deterrente appunto importante. Così, diciamo, si è arrivati appunto alla modifica del 2016, che ha riformato appunto l'articolo 603, e quindi la nuova fattispecie appunto punisce chi, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, allora, o diciamo recluta manodopera per destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, cioè, diciamo, il caporale che recupera quindi dei lavoratori per farli lavorare presso dei lavoratori in condizioni di sfruttamento. Quindi è punito sia questo caporale, ma è punito altresì, diciamo, chi utilizza o assume o impiega manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento, cioè il datore di lavoro, che è quindi punibile sia, diciamo, se si avvale di attività appunto del caporale, ma anche quando non si avvale appunto dell'attività del caporale. E poi sono indicati, diciamo, una serie di cosiddetti indici di sfruttamento, cioè, diciamo, delle situazioni in presenza delle quali si presume che vi è, diciamo, una situazione appunto di sfruttamento, no? Si parla appunto delle retribuzioni che sono palesemente, diciamo, sproporzionate rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, ma anche la violazione della normativa in materia di lavoro, di ferie, di riposo, la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e anche ovviamente, insomma, la sottoposizione del lavoratore, diciamo, a condizioni degradanti sia, diciamo, in ambito lavorativo, sia, diciamo, sul luogo di lavoro, ma anche, diciamo, relativamente alle sistemazioni alloggiative. E, diciamo, quali sono i principali appunto elementi positivi di questa riforma? Innanzitutto, l'abbiamo detto, la distinzione tra la condotta illecita del caporale e del datore di lavoro. Quindi oggi abbiamo la possibilità, quindi una punibilità autonoma del datore di lavoro.
Questo mi fa pensare, diciamo, ad un caso che sto seguendo recentemente, che è stato possibile, diciamo, come dire, perseguirlo penalmente, appunto, questo datore di lavoro, proprio grazie a questa modifica. Si tratta, appunto, di un cittadino straniero, Ginder, diciamo, è un nome, appunto, di fantasia, che in maniera autonoma aveva cercato, diciamo, un datore di lavoro, trovandolo, appunto, nel mese di luglio 2020, e al quale, insomma, aveva chiesto di poter lavorare nella sua azienda agricola, quindi, come ha detto, diciamo, alla pulizia degli animali e della stalla. Gli accordi con il datore di lavoro, quindi li ha presi direttamente lui, una piccola azienda agricola, e gli accordi prevedevano che lui avrebbe lavorato 8 ore al giorno, avrebbe avuto vitto alloggio, e il datore di lavoro gli avrebbe anche presentato la domanda di regolarizzazione, visto che lui non aveva un permesso di soggiorno. Di fatto poi lui è stato costretto a lavorare per circa 3 mesi, ha lavorato a 13 ore, circa 13 ore al giorno, condizioni di lavoro durissime. Addirittura per l'alloggio gli è stata data, diciamo, una piccola struttura adiacente ad un pollaio, e infine gli sono stati chiesti addirittura prima 500 euro per presentare la domanda di regolarizzazione, e poi successivamente, dopo un mese e mezzo, gli sono stati chiesti altri 750 euro. Quando il lavoratore ha avuto, appunto, il coraggio, diciamo, di ribellarsi, no? E quindi di chiedere delle condizioni lavorative più dignitose, il datore di lavoro lo ha minacciato dicendogli che se lui non avesse accettato, appunto, queste condizioni, lui non avrebbe portato a termine la domanda di regolarizzazione, e quindi lo straniero sarebbe rimasto senza permesso di soggiorno, utilizzando, appunto, questo, no, questo diciamo, questo strumento, no, per in qualche modo intimidire e ricattare lo straniero. Fortunatamente lo straniero ha avuto il coraggio di andare avanti, quindi, insomma, in qualche modo l'abbiamo assistito, incoraggiato, ha presentato, appunto, la denuncia, e oggi il giudice il GIP, diciamo, ha fissato, appunto, il giudizio immediato, perché ritiene che le prove siano a carico, diciamo, del datore di lavoro, siano schiaccianti. Ovviamente, diciamo, se non ci fosse stata, appunto, questa modifica normativa, questo datore di lavoro probabilmente non sarebbe stato mai, no, perseguito, appunto, penalmente. Quindi da questo punto di vista, diciamo, si è trattato di una modifica molto molto importante. Dopodiché, diciamo, anche il fatto che non sia più necessario che la condotta del datore di lavoro sia posta in essere con violenza, minaccia o intimidazione è importante, perché ci dice che oggi noi abbiamo una situazione, diciamo, sfruttamento lavorativo, e quindi possiamo parlare di sfruttamento lavorativo anche in quei casi in cui il lavoratore magari è formalmente libero, no, di entrare o di uscire da un rapporto lavorativo, ma di fatto per la sua situazione di vulnerabilità, per la sua situazione, diciamo, di stato di bisogno, è costretto quindi ad accettare delle condizioni di lavoro che in una situazione normale non accetterebbe, no? E quindi, ecco, diciamo, altri elementi sempre positivi è l'aver introdotto, appunto, la confisca obbligatoria dei profitti conseguiti mediante, appunto, il reato, che ha un'efficacia, come dicevamo, appunto, deterrente molto importante nei confronti, appunto, dei datori di lavoro. E a mio avviso anche il controllo giudiziario dell'azienda, cioè quando praticamente attraverso, appunto, no, l'intervento diciamo penale, quindi l'intervento penale rischierebbe, appunto, di interrompere l'attività imprenditoriale e quindi di compromettere, appunto, no, anche i livelli occupazionali dell'azienda, è possibile quindi, no, che vi sia, appunto, un controllo giudiziario dell'azienda, in modo da, appunto, che le persone possano continuare a lavorare e non essere, appunto, in qualche modo licenziate. E l'ultima cosa, ecco, di cui vi volevo parlare, secondo me, diciamo, anche molto importante, sto notando anche, ecco, in quest'ultimo caso che ho seguito, che poi ha avuto anche il suo peso, no, nel convincere, no, anche nel rassicurare il ragazzo a presentare la denuncia, è la possibilità che queste persone, appunto, che hanno subito una situazione di sfruttamento possano ottenere, appunto, un permesso di soggiorno. Vi sono due tipologie, uno è previsto dall'articolo 18, l'altro dall'articolo 22. Comunque, in entrambi i casi si tratta, appunto, di un permesso di soggiorno che viene rilasciato, appunto, in presenza di una situazione di sfruttamento. In questo caso la situazione di sfruttamento può essere o rilevata, appunto, nel corso di operazioni di polizia o durante, appunto, un procedimento penale,
in questo caso è necessario appunto, o comunque diciamo è possibile che venga rilasciato su proposta o con parere diciamo favorevole del pubblico ministero, o anche attraverso invece un intervento appunto degli assistenti sociali che si rendono conto appunto di una situazione di sfruttamento. Diciamo che questa seconda parte, ecco, questa seconda possibilità del percorso sociale di fatto è assolutamente non attuata in Italia, sicuramente non in provincia di Latina, non mi risulta che sia mai stata attuata, però diciamo dal punto di vista normativo questa cosa diciamo è prevista. A cosa diciamo serve? Qual è la finalità? Ovviamente appunto è quella di consentire allo straniero di sottrarsi alla situazione appunto di sfruttamento, cioè di eliminare quello che dicevamo che è quello stato di bisogno, quella situazione di vulnerabilità e di fragilità che già esiste in generale quando comunque uno straniero ha bisogno anche di quel misero salario che gli viene dato dal datore di lavoro. Ancor più se la sua situazione diciamo di permesso di soggiorno è legata a chiaramente diciamo ad un'attività insomma positiva del datore di lavoro. E ecco, questo io avrei finito diciamo così in maniera molto sintetica, ecco, quello che sono appunto gli strumenti diciamo più importanti che abbiamo. Grazie Elio, grazie per averci sintetizzato in tempi così stretti un percorso così lungo, per averci un po' raccontato quali sono gli strumenti e averci anche ricordato quelli che sono un po' i limiti a volte del sistema legislativo. E, ecco, a questo punto, se tu riesci a togliere le slide, io proverei a dialogare un po' con i ragazzi, visto che già Victory in parte aveva anticipato, ecco, questo tuo intervento raccontandoci un suo episodio, cioè nel momento in cui sapeva di poter richiedere un qualcosa previsto insomma dal proprio comune, se non ricordo male Victory poi vive nel comune di Priverno se ricordo bene. Beh, se ci sono altre testimonianze sarebbe carino utilizzare questo tempo anche per raccontarvi, ecco. Buonasera a tutti. Ciao Gurpreet. Buonasera. Voglio raccontare una cosa riguardo il Covid. Stamattina io e mio amico siamo andati al bar a prendere un caffè. Mio amico è entrato per ordinare, io sono andato a sedere. Lì c'era un gruppo di italiani, no? Quando hanno visto che passavo da davanti loro, hanno cominciato a dire che indiani di qua, di là, di Covid. Quindi hanno cominciato a insultarmi dicendo ste cose, no? Poi hanno cominciato a ridere, ma guarda, la gente non è che passando nei momenti diciamo molto migliori. La gente sta morendo da Covid, quelli che stanno anche in India o che quelli che stanno anche in Italia. Però non capisco, la gente, tutti erano forse più di 30 anni, però non capisco dove sono fermati, perché non sono cresciuti mentalmente, capito? Non capisco la ignoranza da dove viene. Guarda, Gurpreet, per rispondere a questa domanda ci vorrebbero ore e ore di incontri. È, come diceva Desmond, sicuramente un problema culturale. Per questo, se vi ricordate, quando abbiamo fatto il primo incontro la settimana scorsa, parlavamo dell'esigenza di trovare luoghi dove voi e noi, perché questa è un po' la struttura, il noi e l'altro, no? È anche tutta una anni di diciamo di costruzione sociale, momenti di incontro, perché poter dialogare, parlare tra di noi aiuta a far cadere quei muri che certo si sono costruiti. Sì, però fortunata, dimmi. Non sto dicendo, con il tempo la ignoranza sta aumentando di più invece di diminuire.
E perché, come diceva Marco, è un momento difficile. La pandemia sta sicuramente rendendo tutto più difficile, si stanno allargando le disuguaglianze, no? Quindi è ancora più difficile. Dobbiamo lavorare noi, ecco, oggi qui siamo anche per questo. Il nostro corso, questo corso è un corso che serve a voi per primi, attraverso le persone che parleranno, che hanno parlato la volta scorsa, oggi e nei prossimi incontri, per darvi dei suggerimenti, semplicemente per ascoltarvi e dialogare. Elio, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, ma io condivido molto quello che diceva prima Marco, cioè io, problema secondo me importantissimo è quello del linguaggio, e rispetto a questo, diciamo, tutti quanti, come dice Marco, diciamo, siamo chiamati ad assumerci delle responsabilità, perché io riflettevo l'altro giorno di come alcuni termini, no, ormai sono diventati, diciamo, di uso comune. Ad esempio il termine clandestino, no? Cioè il termine clandestino viene utilizzato dai media, quindi non dico, diciamo, da chi fa politica e magari lo fa, no, proprio in chiave razzista, ma anche dai semplici media ormai, per definire il cittadino magari che non ha permesso di soggiorno, no? Quando noi sappiamo che clandestino in realtà significa colui che si nasconde alla luce del sole, quindi ha un'accezione particolarmente negativa. Oppure mi veniva in mente, leggevo l'altro giorno una riflessione su questa cosa, il termine sbarco, no? Noi parliamo delle persone che arrivano sul nostro territorio, sono sbarcati, no? Degli stranieri. In realtà il termine sbarco sono gli eserciti che sbarcano, no? Le persone che arrivano per mare approdano, no? E quindi, ecco, però questo linguaggio, anche io che magari lavoro con gli stranieri, no? Cioè, tante volte, ecco, sono ormai assuefatto a un certo tipo di linguaggio, e tanto da non rendermi più conto, no, di trovarmi di fronte invece a un linguaggio discriminatorio. E questo chiaramente poi influisce un pochino su quella che magari, che diceva Gurpreet, la stupidità, no, delle persone che magari si sono rivolte a lui, no, con certi termini, ma perché forse, ecco, si sentono giustificate nel fare questo da una situazione sociale che in qualche modo appunto glielo consente. E quindi, ecco, su questo è il lavoro da fare tanto. Quello che mi sento di dire a Gurpreet è quello che, diciamo, che in maniera comunque sempre educata, però quello di non abbassare mai la testa. Poi chiaramente capire sempre magari la pericolosità della situazione in cui uno si trova, però è importante che, insomma, io lo conosco Gurpreet e so che ragazzo è, che le persone come lui, insomma, abbiano il coraggio, no, di difendersi in qualche modo, perché difendendo se stessi in realtà difendono tutti noi, difendono tutte le persone, certo, che in qualche modo combattono per queste cose. Senti Elio, ti faccio una domanda che ci ha scritto Andrea. Dice: volevo chiedere, esiste una differenza da parte di immigrati di arrivare alla denuncia? Una differenza di come arrivano a denunciare? Andrea, dimmi. Diffidenza. Sì. Diffidenza. Ah, diffidenza, scusatemi, diffidenza. Sorry. Okay. Ma allora, innanzitutto, come dicevo, prima di tutto devono avere contezza che la situazione che stanno vivendo è una situazione di discriminazione, è una situazione di sfruttamento. Quindi il primo step è quello. E il secondo step è, ok, ma se io denuncio, che cosa accade? Chi mi sostiene? Ecco, questa è, diciamo, una parte appunto dell'argomento che non ho trattato, e che è tutto ciò che bisogna fare dal punto di vista della prevenzione e dal punto di vista, diciamo, poi dell'assistenza a 360 gradi delle persone appunto che denunciano. Perché questo? Perché il soggetto appunto che denuncia, il datore di lavoro, poi ha bisogno di poter lavorare, quindi non potendo più lavorare da quel datore di lavoro, spesso non riesce neanche poi a lavorare facilmente da altri datori di lavoro, perché i datori di lavoro si passano comunque la parola e fanno sapere che magari quello è un lavoratore scomodo, che è uno che poi, come dire, si ribella, diciamo, a condizioni di sfruttamento. Per cui, diciamo, è importante, su questo, diciamo, sono stati fatti dei passi in avanti, quantomeno
negli intenti. È stato stipulato un piano triennale appunto contro il caporalato, contro lo sfruttamento lavorativo a febbraio dell'anno scorso, che prevede tutta una serie, diciamo, di azioni importanti sia dal punto di vista della prevenzione, ma anche appunto dal punto di vista, diciamo, dell'assistenza, no, delle persone appunto che denunciano, con la reintegrazione lavorativa, la reintegrazione sociale. Diciamo, tutti questi aspetti sono determinanti affinché possano aumentare, diciamo, il numero delle denunce. Diciamo che dal punto di vista normativo, come dire, punitivo, io credo che sia stato fatto già tanto. Oggi gli strumenti ce li abbiamo e anche grazie a questi strumenti sono aumentate veramente in maniera esponenziale le denunce, di questo reato, del reato appunto di caporalato e di sfruttamento lavorativo. Certamente l'attività appunto, no, delle persone come Marco, della sua associazione e delle altre realtà del territorio hanno contribuito ovviamente a far sì che emergessero, diciamo, sempre più situazioni di questo genere, però di fatto, ecco, manca ancora tutto questo aspetto, diciamo, dell'assistenza, diciamo, a 360 gradi, che è uno degli obiettivi che noi ci diamo quando magari scriviamo dei progetti alla regione per, noi aiutiamo a denunciare, però poi vogliamo sostenere il migrante anche nei mesi e negli anni successivi, no? Il migrante che ha il coraggio appunto di denunciare. Quindi un po' di diffidenza iniziale dipende proprio da questi aspetti, e a volte c'è anche, diciamo, ovviamente nei casi più gravi, proprio la paura di ritorsioni anche da parte dei caporali stessi, perché nelle situazioni in cui si tratta di sfruttamento lavorativo senza la presenza del caporale è più semplice, è molto più semplice, perché il lavoratore, diciamo, si sente più libero, accompagnato magari dal legale, comunque, di presentare la denuncia. Quando invece c'è un caporale, la cosa è più complessa, perché il caporale, come sappiamo, non svolge solo il ruolo, diciamo, di intermediazione rispetto al datore di lavoro. Molto spesso è colui che poi gestisce anche il racket degli alloggi, è colui che poi magari gestisce tutta, diciamo, il racket della documentazione che serve per il rinnovo del permesso di soggiorno. Per cui mettersi contro il caporale vuol dire a un certo punto perdere anche quel minimo, quel briciolo, diciamo, di sicurezze, che è, tra virgolette, ovviamente sicurezze, che lo straniero ha. Per cui la diffidenza dipende, diciamo, soprattutto da questi aspetti qui. Ovviamente io stesso la diffidenza, diciamo, in qualche modo la accolgo, la faccio mia, e prima di magari presentare delle denunce cerco di riuscire, diciamo, a costruire anche le condizioni affinché successivamente alla denuncia, diciamo, ci sia appunto una rete, no, di sostegno al migrante, contattando ad esempio le associazioni, no, come Parsec, insomma, che magari aiutano appunto gli stranieri in questo tipo di percorso, e quindi in qualche modo anche magari impegnandomi in prima persona per trovare appunto datori di lavoro che so che magari hanno una sensibilità particolare e quindi magari possono assumere il ragazzo, soprattutto perché magari ha avuto il coraggio di presentare appunto una denuncia. Per cui la diffidenza c'è, ma è legata semplicemente a questo. Grazie Elio. Ritornando un attimo anche alla questione sociale, ci aveva scritto Felix che voleva raccontare una sua testimonianza, un suo vissuto all'interno della scuola. Quindi Felix, ti ascoltiamo con molto piacere, vai. Allora, il discorso delle testimonianze mi ha ricordato che la discriminazione inizia già dall'infanzia e delle volte gli adulti non si vedono responsabili della formazione dei bambini. E soprattutto questo succede nei piccoli paesini, dove la maggior parte delle classi è formata da studenti italiani, ovviamente. E spesso si sentono anche genitori che ritengono i loro figli troppo giovani per capire cosa sia il razzismo e quindi di conseguenza imparare ad accettare il diverso e vederlo come un pari invece di un paria. Quando invece dall'altra parte ci sono tanti giovani che iniziano a venire presi in mira già da una tenera età,
ad esempio, per esperienza personale, posso dire che nelle scuole spesso i coetanei evitano di toccare i loro compagni di classe di una certa nazionalità a volte, oppure anche di giocare con loro, parlare, cioè li trattano come se avessero qualche malattia contagiosa e le maestre raramente agiscono, non dicono nulla. Grazie Felix, grazie per questa tua toccante testimonianza. Effettivamente quando ho provato a introdurre il tema ho tralasciato ad esempio uno dei problemi che è presente, che è quello del bullismo, del cyberbullismo, dell'hate speech molto sentito nei giovani. Quindi grazie per la tua testimonianza. Il progetto GetUp ha lavorato con i giovani, faccio un po' da spoiler, Cecilia mi perdonerà, in uno dei video che Tempi Moderni ha prodotto per il progetto GetUp c'è proprio un ragazzo indiano che parla della sua difficoltà nelle scuole, quindi è purtroppo un sentimento comune, ma non solo, anche c'è la testimonianza di una ragazza italiana che dice apertamente che lei ha cambiato scuola perché è stata soggetto di bullismo. Quindi, ok, forse, ecco, è vero, Andrea mi diceva che è previsto anche un modo sugli hate speech, ecco, allora per questo non l'avevo anticipato. Allora, in parte, se non ci sono altre domande, controllo la chat perché non vorrei perdermi, no? E se posso fare un intervento velocissimo? Sì, prego. Chi allora, è? Prima di tutto, mia figlia ha cambiato scuola perché è stata vittima di bullismo. Non me ne ero accorta, mi ha chiamato la sua professoressa delle scuole medie con la quale aveva mantenuto un forte legame e alla quale aveva fatto leggere tutti i messaggi. Ho contattato ovviamente la scuola, comunque l'ho immediatamente, dietro sua richiesta, visto che non voleva più uscire di casa, l'ho spostata. E sempre rispetto alla scuola, però volevo dire un'altra cosa. Quando ho iniziato a lavorare nel 2016, nella nuova scuola di mia figlia, avevo proposto ai professori, come visto che questa cooperativa l'aveva già fatto a Roma, il scuola lavoro, un progetto di scuola lavoro, che non era niente di che. Sì, c'era un'interazione ovviamente con i ragazzi del centro, del campo, però non era stare a sentire testimonianze tragiche, era una cosa molto semplice, più che altro avrebbero dato una mano nell'ufficio, visto che comunque corrispondeva al target previsto per quella scuola, e lo facevano da altre parti, all'Avis piuttosto che in prefettura. E la professoressa l'ha ascoltato e c'era, poi mi hanno detto di no perché i ragazzi si sarebbero potuti turbare, come se vedere questi ragazzi, non so che nell'immaginario loro. Dopodiché ho lasciato perdere, l'anno dopo sono partita di nuovo alla carica proponendo un altro tipo di progetto. Siccome i ragazzi ascoltavano della musica, che è lo stesso tipo di musica che ascoltano i nostri ragazzi, che delle volte mi piace, delle volte no, e c'erano alcuni brani di afro trap veramente, che ho fatto sentire a mia figlia, interessanti, avevo proposto un progetto in cui si sarebbero potuti incontrare confrontandosi sulla musica, che è una cosa che qualsiasi amico di mia figlia ha sentito alcuni brani, uno me l'ha passato un ragazzo che è qua con noi a lezione oggi, e niente, anche lì, ma però. E poi una professoressa mi ha detto che forse qualche genitore non avrebbe gradito. E chiudo la testimonianza. Grazie, grazie mille. Sono degli input veramente interessanti. Credo che tutte queste ultime testimonianze ci aiuteranno a introdurre il nostro prossimo ospite, che è appunto il direttore dell'UNAR,
chiedo scusa in anticipo se non, no, se non dirò bene, non pronuncerò bene il nome, Triantafylos lucarelis. Sono stata brava? Bravissima. Grazie, direttore, di essere qui oggi con noi. Tra i vari sicuramente scopi dell'UNAR c'è sicuramente quello dell'attenzione alla discriminazione, e oggi appunto il direttore ci parlerà un po' di quelli che sono i progetti passati, perché da poco, a marzo se non mi sbaglio, c'è stata la settimana proprio dedicata alla discriminazione, alle forme di discriminazione, e un po' quelli che sono invece i progetti futuri. Quindi cerchiamo di vedere anche un po' di luce in fondo a questo tunnel. Grazie, a lei la parola. Grazie a voi. Io, tra l'altro, all'inizio di questo incontro, Pina Sodano ha detto che ho trovato il tempo per essere con voi. In realtà, diciamo, uno dei lavori più interessanti che posso fare è quello dell'ascolto anche di territori come il vostro, che è estremamente interessante, perché è uno dei luoghi d'Italia dove c'è il paradosso, dove il lavoro migrante di persone straniere è al centro, è il perno di un'economia, e diciamo c'è ancora chi discrimina e in qualche modo rende le persone meno tutelate, nonostante il contributo fondamentale nell'economia dell'agropontino. Quindi diciamo, per me era molto interessante ed è molto interessante ascoltare le testimonianze anche per cercare un po' di dipanare questo paradosso, no? E prima di parlare dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, che come alcuni di voi sanno è un'istituzione della Presidenza del Consiglio, quindi un ufficio autonomo che si occupa di diritti umani, volevo un po' riallacciarmi con alcune questioni che ho trovato molto interessanti durante questo dibattito, cominciando dal discorso della diffidenza a denunciare. Ovviamente se c'è diffidenza vuol dire che c'è mancanza di fiducia, e chi come me o altri si occupano di queste questioni vuol dire che non abbiamo una credibilità tale dal portare le persone a denunciare i casi di discriminazione che vivono nella loro pelle. Quindi intanto è un compito che noi come istituzioni a tutti i livelli, a livello centrale, a livello regionale, a livello comunale, ci dobbiamo prendere. Dobbiamo essere credibili e capaci di avere la fiducia delle persone che quando denunciano discriminazione si mettono in qualche modo nelle nostre mani. Vuol dire che si aspettano da noi qualcosa, altrimenti va a finire, ed è classico, ce lo dice anche il Ministero degli Interni, l'Osservatorio contro i crimini d'odio, c'è il cosiddetto underreporting, per cui le persone non denunciano, si chiudono in se stesse, nelle loro comunità, e quindi questo moltiplicarsi di atti di razzismo va avanti all'infinito senza che ci siano possibilità di correzione. Quindi da una parte noi come istituzioni dobbiamo riuscire ad avere la credibilità per raccogliere i casi di discriminazione, che ogni giorno ce ne sono nel nostro paese tantissime, e dall'altra parte un ruolo importantissimo anche dell'associazionismo locale. Quindi le associazioni locali sono quegli intermediari che insieme alle istituzioni centrali, regionali o comunali possono in qualche modo fare la differenza, perché come abbiamo visto dal dottor Zappone, come ci ha molto ben descritto, gli atti di discriminazione sono contrari alle leggi, semplicemente. Non c'è nessun modo per giustificare la discriminazione, perché a partire dalla nostra Costituzione, dalle direttive europee, dalla legislazione internazionale, da tutta la legislazione nazionale, le discriminazioni non sono ammesse, e quindi in una denuncia significa che si può riparare a queste discriminazioni. Quindi noi questo dobbiamo essere in grado di ispirare. Mi ha molto colpito la testimonianza di Gurpreet di prima, che dalle sue parole, ma anche da come lo raccontava, si capiva il disagio e anche la rabbia nel modo in cui è stato trattato. Io vorrei ricordare dei semplici fatti
da quando è iniziata la pandemia. All'inizio erano le persone di origine asiatica che quando incrociavamo per strada in qualche modo ci allontanavamo, oppure facevamo dei... ci sono stati anche casi di violenza fisica nei loro confronti. A chi se l'è dimenticato nel nostro paese, ricorderei che anche gli italiani per un periodo sono stati considerati degli untori. Io stesso a febbraio dell'anno scorso sono andato a Vienna per un incontro internazionale e capivo dagli sguardi delle persone una certa ritrosia nei miei confronti, una certa preoccupazione, perché se vi ricordate erano scoppiati dei casi italiani unici in tutto il mondo a livello numerico e addirittura in Francia facevano della satira col pizzaiolo italiano che in qualche modo sputava sulle pizze che serviva ai clienti francesi. Quindi Gurpreet, siamo stati anche noi italiani, diciamo, vittima un po' di questo pregiudizio da autori, che è un pregiudizio storico, antico, a partire dagli ebrei che erano avvelenatori di pozzi. Cioè, questo purtroppo il genere umano, il discorso degli untori, l'ha sempre portato avanti. È una questione purtroppo ancestrale che ci portiamo dietro e in qualche modo speriamo in futuro di poter superare, ma questa pandemia ci ha dimostrato che invece a livello di civiltà, come diciamo cittadini del mondo, siamo rimasti ancora ancorati alla questione degli untori. Un altro argomento importante, cercherò di essere molto veloce, ma ci tenevo ad aggiungere delle cose, il discorso del linguaggio. Adesso con questi due comici, io non ho visto l'ultima trasmissione che hanno fatto, ci vogliono dire che il linguaggio non è importante, ma sono importanti le intenzioni. Permettetemi di dire che è una cosa imbecille, perché noi sappiamo benissimo il peso che hanno le parole. Le parole sono tutto, l'abuso delle parole portano alle discriminazioni verbali, fisiche, alle peggiori aberrazioni della storia del nostro mondo. Quindi il fatto di lavorare sui linguaggi è importantissimo. Anche noi come UNAR abbiamo un protocollo d'intesa con l'Associazione Carta di Roma e l'Ordine dei Giornalisti per lavorare sulla formazione ai giornalisti, proprio sui linguaggi, dall'etnico razziale alle persone LGBT, ai Roma, ai Sinti, ai migranti. Quindi noi dobbiamo lavorare sul linguaggio, è una cosa fondamentale per il nostro futuro. E abbiamo un giornalismo che è molte volte violento col linguaggio, con i titoli che, come sapete tutti, vanno nelle rassegne stampa ogni mattina, ogni notte, per cui il brutto titolo non è solo letto da chi si compra alcuni giornali, è soprattutto ascoltato da chi guarda i telegiornali e le rassegne stampa. Abbiamo avuto qualche giorno fa un giornale che con la tragedia dei migranti morti ha titolato "Ecatombe buonista". Cioè una cosa terribile, terrificante, che fa orrore. Qualche mese fa un altro giornale, sempre della linea di quella cultura, diciamo, che purtroppo conosciamo bene, titolava "Salviamo clandestini, virgola, uccidiamo cinghiali", facendo quindi consumando la disumanizzazione dei migranti, paragonandoli ai cinghiali. Anzi, noi salviamo i clandestini e uccidiamo i cinghiali, quindi trattiamo peggio i cinghiali rispetto ai clandestini. Queste sono cose gravissime nel linguaggio, nel hate speech, anche istituzionale, perché queste sono linee editoriali che rappresentano delle culture politiche, purtroppo. E quindi questa è una riflessione fondamentale che dobbiamo fare. Io avrei tante cose da dire, ma chiudo qui per lasciare spazio agli altri interventi. L'UNAR ha un contact center, molti di voi lo sanno, che si occupa delle discriminazioni, un numero verde 890 1010 che raccoglie ogni giorno decine di
segnalazioni di discriminazione, soprattutto sono discriminazione per il colore della pelle. Questo deve essere molto chiaro, diciamo più del 50% è per questo tipo di discriminazioni. Abbiamo anche il nostro sito unar.it, un'email alla quale mandare segnalazioni di casi di discriminazione. Noi ci prendiamo carico di tutte queste segnalazioni e cerchiamo nel nostro piccolo, perché non siamo un ufficio che ha poteri sanzionatori, ma abbiamo una rete istituzionale, una rete di associazioni che in qualche modo lavorano con noi per trovare rimedio ai casi di discriminazione. La maggior parte di queste discriminazioni riguardano le cosiddette discriminazioni istituzionali, come diceva il dottor Zappone, tutte quelle esclusioni nei diversi avvisi, nei bandi delle amministrazioni per l'accesso alle case popolari, alle mense scolastiche, all'assegno di maternità, con il Covid addirittura quei buoni pasto alimentari che la Protezione Civile ha finanziato per 400 milioni e addirittura ci sono state amministrazioni che hanno messo dei paletti escludendo così decine di migliaia di persone senza tetto, rom, persone non residenti. Quindi questo è un tipo di discriminazione veramente inaccettabile che noi trattiamo e cerchiamo in qualche modo con l'ANCI, influenzando l'ANCI a riparare. L'altro aspetto del quale volevo parlarvi molto velocemente è che l'Agropontino sicuramente è un territorio importantissimo e noi che in passato abbiamo avuto delle antenne territoriali molto diffuse sul territorio a livello di contrasto alle discriminazioni, ultimamente negli ultimi anni non ne abbiamo avuto più la forza di poterle finanziare, ma finalmente grazie ai fondi FAMI del Ministero degli Interni a breve dovremmo pubblicare degli avvisi ai territori, alle associazioni, ai comuni per la costruzione di antenne territoriali antidiscriminazione. Quindi il nostro auspicio è che l'Agropontino possa avere delle antenne territoriali anche con una capacità di creare dei partenariati istituzionali insieme alle associazioni che possano dare una mano, creare una sinergia con noi per il contrasto alla discriminazione. Ultimo punto e chiudo. Noi abbiamo appena chiuso un avviso pubblico alle associazioni per scrivere la nuova strategia nazionale contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza, che un progetto che dovremmo portare avanti nei prossimi mesi, perché ricordiamoci sempre, a livello internazionale un piano strategico contro il razzismo è chiesto all'Italia, quindi non è un optional, è qualcosa che viene richiesto con molta insistenza. A settembre, se non sbaglio, è stata pubblicata dalla Commissione Europea un piano d'azione contro il razzismo, con la richiesta esplicita ai paesi di dotarsi di una strategia. Noi stiamo lavorando su questo e quindi all'interno di questa strategia ci saranno molti elementi di quelli che abbiamo discusso questo pomeriggio. Quindi io chiuderei qui, ma ovviamente sono disponibile per domande o qualsiasi altra cosa possa esservi utile. Grazie. Grazie direttore. Non so se ci sono delle domande subito o nel frattempo andiamo avanti e poi raccogliamo un po' di domande. Vediamo, aspettiamo qualche secondo. Così da ottimizzare i tempi più che altro, direi, facciamo così. Buonasera. Ciao. Ciao Desmond. Vorrei chiedere una cosa per la mia ignoranza. Le busta paga che noi abbiamo sono diverse di quelle degli italiani.
Penso che questa sia una domanda fatta ad Elio. Comunque no, non dovrebbe, no, sai perché? Quantomeno. No, perché questa... Di fatto non lo so se sono sempre diverse, però dal punto di vista, diciamo, normativo assolutamente no. Questo mi pare abbastanza scontato. Perché che cosa hai rilevato? No, perché dicono sempre le gente che noi paghiamo le tasse per gli stranieri. No. E quello che vuoi chiedere, che perché, oppure anche noi lavoriamo, no, abbiamo il busta paga, paghiamo le tasse, però dicono sempre che noi paghiamo, oddio, oh no, ti che noi paghiamo le tasse per gli stranieri. No, assolutamente. Purtroppo no, sono delle bugie anche abbastanza gravi, insomma, e purtroppo è così. Però è assolutamente no, dal punto di vista normativo non vi può essere ovviamente nessun tipo di distinzione, non viene anche dal punto di vista fiscale, ci mancherebbe. Purtroppo molti datori di lavoro giocano anche un pochino, ecco, sulla non conoscenza della normativa da parte appunto degli stranieri, che questo poi è anche un altro degli aspetti che dicevamo prima dello sfruttamento lavorativo e della discriminazione, la non conoscenza, no, della normativa, quindi anche un altro tipo, diciamo, di attività che andrebbe fatta, insomma, dal livello, diciamo, formativo nei confronti appunto degli stranieri, cioè fargli conoscere quelli che sono appunto i loro diritti, no? E in questo caso, insomma, mi pare chiaro. Quello che diceva anche il direttore dell'UNAR, l'importanza, no, delle associazioni sul territorio. Ad esempio, come Tempi Moderni, noi abbiamo lavorato molto sul raccontare che cosa dicono le buste paga, che è difficile anche per me, detto in maniera molto semplice, capire tutto nel dettaglio. Allora, se siete d'accordo, io introdurrei la dottoressa Stefania Zanda, che ci parlerà, ecco, dello sportello comunale come incubatore sociale, di One Stop Shop, proprio per entrare un po' anche nelle cose pratiche presenti nel territorio. Grazie, dottoressa, e a lei la parola. Buonasera a tutti. Vi ringrazio, mi sentite? Sì, perfettamente, grazie. Okay. Allora vi ringrazio gli organizzatori per aver costruito questo incontro. È stata una grande opportunità per parlare di immigrazione e presentare anche quello che succede nel territorio, diciamo, di Aprilia e del distretto LT1. Io sono la coordinatrice del distretto sociosanitario, quindi diciamo, mi piace presentare anche gli altri comuni, insomma, mi sento in qualche modo garante del distretto, quindi che è composto appunto da Aprilia, da Cisterna, di Latina, da Cori e da Rocca Massima. Sono state dette veramente cose molto interessanti. Sono felice di incontrare Progetto Diritti, con cui ho collaborato per un po' di tempo, con Arturo Salerni, Aldo Ritacco, sicuramente Elio li conosce. Mario Angelelli, sì, dei cari amici. E quindi niente, sono state dette veramente cose interessanti da tutti, anche, diciamo, dai protagonisti veri, insomma, di questo incontro. E è vero quello che è stato rappresentato rispetto appunto a tutta la tematica dei luoghi comuni, no? Per quanto riguarda la busta paga, no? Allora noi non paghiamo le tasse, oppure tante volte si sente: questi sono arrivati, ci rubano il lavoro, ci prendono la casa, insomma, le discriminazioni quotidiane alla fine che ascoltiamo sono queste, ma i bisogni invece che esprimono i cittadini stranieri non sono diversi da quelli conosciuti, insomma, per quanto riguarda i cittadini italiani e chi lavora nelle politiche sociali, appunto, come il servizio, insomma, al quale appartengo, sa bene che appunto i bisogni sono gli stessi, cioè il bisogno di un lavoro, di una casa, di un'integrazione del tessuto sociale, bisogni espressi appunto espressi da tutti i soggetti che hanno, diciamo, una fragilità sociale. Quest'anno pandemico ha pulito sempre di più, insomma, la richiesta di aiuto, e ha incrementato i bisogni
che vengono rappresentati ai servizi sociali, e in qualche modo a fronte, diciamo, di questo incremento invece c'è stato un rallentamento delle attività sia per quanto riguarda l'accesso ai servizi sociali da parte dei cittadini di qualsiasi cittadinanza, diciamo, e sia anche la difficoltà, non ci scordiamo, in ambito scolastico, perché c'è stata la difficoltà per i docenti di entrare in contatto con i genitori che frequentano appunto dei bambini che frequentano le scuole, e quindi si è creata comunque una distanza anche fisica, non soltanto distanziamento sociale, insomma, che quindi ha in qualche modo creato maggiori difficoltà. Rispetto ai numeri, il distretto, diciamo, di Latina ha circa 15.000 persone straniere. La media è abbastanza alta rispetto alla provincia di Latina, ma anche a livello regionale, perché corrisponde, diciamo, all'11,25% come dato, diciamo, medio di incidenza, mentre quella della provincia di Latina è 9,6. Insomma, Aprilia ha il 13% di residenti stranieri, sono in particolar modo romeni, ma anche indiani, ucraini e albanesi. Dobbiamo prendere consapevolezza, diciamo, che queste comunità fanno parte del tessuto sociale ed economico della nostra città, delle nostre città, e la loro presenza spesso non corrisponde ad una reale integrazione, soprattutto per problemi linguistici, come è stato detto, ma anche per una mancanza di conoscenza dei servizi offerti dalle amministrazioni, parlo come amministrazione ovviamente, e questo è un deterrente forte, diciamo, al loro potenziale innovativo, inteso anche come potenziale imprenditoriale, che rimane inespresso il più delle volte. I cittadini stranieri hanno una forte intraprendenza, devo dire, guardi, anche più, guardate, più degli italiani, pensiamo agli imprenditori arabi, indiani, che hanno aperto frutterie. Ad Aprilia la maggior parte delle frutterie sono gestite da indiani e da arabi. L'incubatore che oggi, diciamo, vado a rappresentare nasce per colmare questo divario e quindi per fornire ai cittadini stranieri le giuste informazioni, orientandoli verso i servizi pubblici e privati. Quindi è uno strumento di supporto e di accompagnamento ai servizi, diciamo, di orientamento e accompagnamento ai servizi. Nasce per questo, nasce come spazio pubblico dedicato all'integrazione. Nella città di Aprilia è stato, diciamo, ben accolto. La città ha tra i suoi valori fondanti anche quello dell'accoglienza, e quindi non è un caso, insomma, che sia nato ad Aprilia. In genere gli incubatori sono legati alle imprese, no? alla nascita di startup, quali volano, diciamo, per lo sviluppo locale. Abbiamo creato una cosa diversa, diciamo, ce ne sono molto pochi di incubatori dove sono presenti associazioni. È un po' una disfunzione, diciamo, queste, no? Perché in genere l'incubatore serve a far crescere le imprese per poi metterle nel mercato. Il nostro incubatore invece nasce come incubatore delle associazioni per favorire, diciamo, la solidarietà e l'integrazione. È un punto di riferimento, diciamo, nel territorio per i cittadini stranieri, anche perché la sede nel quale è stato collocato in realtà era già sede informale delle associazioni che si occupavano di immigrazione, nel senso che avevano occupato questo stabile, nato tra l'altro con i fondi regionali per l'immigrazione, quindi per costruire una
una casa, diciamo, per favorire, diciamo, e promuovere l'integrazione con i cittadini stranieri. Quindi in qualche modo l'amministrazione ha regolarizzato una situazione, diciamo, di informalità, e lo ha fatto nel 2018, l'ha fatto attraverso un bando pubblico, un bando che prevedeva l'insediamento, ha previsto, diciamo, l'insediamento sia di associazioni incubate che di associazioni associate. Quindi le associazioni incubate sono quelle associazioni che hanno una sede. Le associazioni associate, che tra l'altro, diciamo, non hanno presentato domanda, ma l'idea era quella di favorire la rete e quindi di farle rientrare all'interno di una rete di servizi, e quindi, sebbene non avessero una sede, potevano comunque usufruire dei servizi immateriali che l'incubatore, diciamo, offre, come ad esempio formazione, come ad esempio animazione sul territorio, e come rete, diciamo, tra associazioni. Il bando prevedeva 4 postazioni, in realtà alla fine ne sono rimaste 2, perché hanno presentato 3 domande, una poi ha rinunciato in corso d'opera, e quindi ad oggi abbiamo 2 associazioni, l'associazione Dialogo e l'associazione Senza Confine. Entrambe, diciamo, la prerogativa del bando e il requisito di accesso era svolgere attività rivolta ai cittadini stranieri da almeno 3 anni. Queste associazioni, diciamo, hanno un percorso decennale rispetto, se non ventennale, per quanto riguarda Senza Confine, per quanto riguarda la presenza sul territorio di Aprilia. All'interno dell'incubatore vengono offerti servizi di segretariato sociale rivolto agli stranieri, uno sportello di ascolto solidale con anche degli psicologi, servizi, diciamo, di front office come informazione, consulenza, orientamento e mediazione culturale per i cittadini stranieri. E inoltre viene svolto, diciamo, 3 volte a settimana un dopo scuola con 15 ragazzi. Adesso in periodo Covid ovviamente sono rimodulate le presenze, da parte dell'associazione Senza Confine, appunto, che si dedica prettamente soprattutto, diciamo, al dopo scuola per cittadini indiani. E tutto questo, diciamo, si è aggiunto il coinvolgimento con i progetti, le progettualità FAMI. Noi abbiamo presentato domanda, abbiamo aderito, perché in realtà il capofila è la Regione Lazio, abbiamo aderito sia al progetto IPOCAD ormai terminato, al cui interno, diciamo, era stato collocato anche l'incubatore solidale per l'immigrazione, e sia attualmente stiamo gestendo il progetto IMPACT e il progetto Prima il Lavoro. E con queste due progettualità ci hanno permesso, diciamo, di dare continuità ai percorsi di mediazione sociale interculturale che si svolgono, diciamo, sia all'interno dell'incubatore, ma si svolgono anche presso tutti i servizi di segretariato sociale del distretto, e quindi nei 4 comuni distrettuali. Sono appunto gli sportelli One Stop Shop, che non l'abbiamo però concepiti in maniera statica, nel senso che aspettano che vengano le persone. In realtà l'abbiamo concepiti in maniera dinamica, nel senso che abbiamo messi a disposizione i mediatori all'interno, diciamo, della ASL, quindi del consultorio, dell'ufficio vaccini, dove ci sono tanti stranieri, per un supporto alla compilazione della domanda, diciamo, di richiesta dell'appuntamento, nel pronto soccorso l'abbiamo mandati, e quindi abbiamo fatto una grande diffusione dell'informazione e delle locandine al commissariato, un po' dappertutto, all'anagrafe, nelle scuole,
E quindi periodicamente insomma ci chiedono la possibilità appunto di attivare i nostri mediatori per esigenze appunto legate ai diversi territori. Per quanto riguarda gli sportelli, attualmente appunto come vi dicevo sono dislocati in tutti i comuni. Ad aprile è presente una mediatrice che parla francese, Wolof e Pular, che sono lingue diciamo del Senegal. A Cisterna c'è una mediatrice che parla inglese, Punjabi, Bangla, Hindi e Urdu. A Cori c'è una mediatrice che parla inglese, Punjabi e Hindi. Quindi insomma abbiamo, e poi c'è sempre la mediazione a chiamata, per cui qualsiasi tipo diciamo di bisogno espresso può essere diciamo soddisfatto se non rientra in questi mediatori diciamo che sono in presenza, può essere soddisfatto attraverso appunto la mediazione a chiamata in qualsiasi tipo insomma di lingua non coperta insomma dai mediatori a chiamata. Penso di essere stata breve. Grazie. Mi auguro, perché uno poi non se ne rende conto. E vi ringrazio per l'invito e per l'incontro insomma che avete organizzato, molto molto interessante. Grazie a lei dottoressa Zatna per il lavoro e per aver conciso tutto in così poco tempo. Lo sappiamo, effettivamente è sempre poco il tempo. Siamo arrivati anche ad una certa ora, quindi io cerco di chiedere se ci sono delle domande. Perché vedo che un po' di persone ci stanno lasciando. Se non ci sono delle domande, mi farebbe piacere leggervi una cosa, due minuti proprio perché, come dicevo all'inizio di questo incontro, parliamo di discriminazione. Quando parliamo di discriminazione, che poi è stato anche un fil rouge, parliamo di qualcosa che è presente da tempo, quindi è stato citato più volte. Allora vi leggo questo piccolo pezzo tratto, poi vi dirò da che cosa, così da concludere la serata e poi darvi l'appuntamento a lunedì prossimo, 10 maggio, sempre allo stesso orario. Il testo dice: generalmente sono di piccola statura e di pelle scura, non amano l'acqua, molti di loro puzzano, spesso tengono lo stesso vestito per molte settimane. Si costruiscono baracche di legno ed alluminio nelle periferie delle città dove vivono, vicini gli uni agli altri. Quando riescono ad avvicinarsi al centro, affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti. Si presentano di solito in due e cercano una stanza con uso di cucina. Dopo pochi giorni diventano 4, 6, 10. Tra loro parlano lingue a noi incomprensibili, probabilmente antichi dialetti. Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l'elemosina, ma sovente davanti alle chiese donne vestite di scuro, uomini, quasi sempre anziani, invocano pietà con toni lamentosi e petulanti. Fanno molti figli che faticano a mantenere e sono assai uniti tra di loro. Dicono che siano dediti al furto e se ostacolati violenti. Le nostre sono ormai unite, le nostre donne li evitano, non solo perché poco attraenti e selvatici, ma perché si è diffusa la voce di alcuni stupri consumati dopo agguati in strade periferiche, quando le donne tornano dal lavoro. I nostri governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere, ma soprattutto non hanno saputo selezionare tra loro chi entrano nel nostro paese per lavorare e quelli che pensano di vivere espedienti o addirittura attività criminali. Propongo che vengano privilegiati veneti e lombardi, tardi di comprendorio e ignoranti, ma disposti più di altri a lavorare. Si adattano ad abitazioni che gli americani rifiutano, purché le famiglie rimangano unite e non contestano il salario. Gli altri, quelli ai quali è riferita gran parte di questa relazione, provengono dal sud dell'Italia. Vi invito a controllare i documenti di provenienza,
a rimpatriare i più. La nostra sicurezza deve essere la prima preoccupazione. Questo testo è tratto da una relazione dell'Ispettorato per l'immigrazione del Congresso americano sugli immigrati italiani negli Stati Uniti, ottobre 1912. Allora, vedo se c'è qualche domanda in chat. Un po'... Allora, volevo sapere se i servizi sono strutturati o legati a progetti e quindi con scadenze. Andrea, scusami, ti leggo solo adesso. Penso che questa sia una domanda per la dottoressa Zanda. L'incubatore non è legato a scadenze, il bando si rinnova ogni 3 anni e quindi a breve dovremmo fare un ulteriore avviso per far entrare nuove associazioni, diciamo, sia insediate che associate, sperando che partecipino anche per l'associazione. E quindi i servizi sono svolti gratuitamente dalle associazioni. L'amministrazione mette a disposizione la sede, paga le utenze, l'arredo, ha arredato diciamo, una struttura di 2 piani, c'è anche un seminterrato che per ora non è utilizzato e quindi mette a disposizione la strumentazione, ha acquistato PC, ha arredato diciamo, il tutto. E loro pagano una piccola quota diciamo mensile, un canone abbattuto visto che sono delle onlus, quindi una cosa abbastanza simbolica, però danno servizi diciamo alla cittadinanza. Noi con i bandi FAMI riusciamo a implementare i servizi perché appunto mettiamo a disposizione la mediazione, cerchiamo insomma di andare avanti per ulteriori anni, insomma, presentando l'adesione a queste progettualità che ci garantiscono, diciamo, un servizio importante, come dire, drenando le risorse distrettuali, perché altrimenti avremmo dovuto mettere risorse del piano di zona all'interno del segretariato sociale per mettere appunto i mediatori. Ok, se non ci sono altre domande, io vi darei appuntamento a lunedì prossimo, 10 maggio, sempre alla stessa ora, 18:30. La tematica sarà come raccontarci, come cambiare parole e strumenti per una comunicazione inclusiva nella narrazione sulle migrazioni. Se... Ok, grazie ancora, grazie ai nostri ospiti e ai ragazzi che... hanno avuto pazienza, abbiamo sforato di 5 minuti. Vi auguro una buona serata. Grazie mille. Grazie. Alla buona prossima. Grazie. Ciao a tutti. Arrivederci, grazie. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Come si chiama? Buona serata, chiudo. Ciao. Ciao. Ciao, Elio. Ciao, Elio. Ciao. 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 What only fucking? It came back to me. Mommy.